La NATO, la Serbia, i monasteri e i minareti. Sì, tutte queste cose ci sono in Kosovo. Ma, beh, c'è molto altro. Fine novembre, i due SCV approdano in Kosovo, a Prizren. Rimaniamo subito spiazzati. La città è carina, pulita, ordinata. Del paese in post-conflitto non c'è traccia evidente. Le nostre speranze di rischiare la vita vanno in frantumi di fronte alle interminabili file di sciampi nei centri commerciali. Il confronto, con qualche aspetto più noto, ci facilita l'ambientamento. È vero, in Kosovo si fuma tantissimo. La carnazza alla griglia va per la maggiore. E il kitsch balcanico è affascinante. Il contesto socio-culturale è complesso. Per capirlo, Lorena ci invita a comportarci come i locali. E così facciamo. Seguiamo anche l'esempio di Stefano, nostro referente d'area, che per mostrarci la via si fa acconciare così. Ma il basket e le scarpe lucide non ci bastavano. Volevamo una svolta. Lo studio dell'albanese ce l'avrebbe data. E allora ci siamo messi sotto. Cos'è questo? Un video sulla stanchezza. O facciamo lezione, perché bisogna, perché abbiamo proprio voglia di imparare l'albanese, o usciamo fuori a prenderci una birra. Nonostante gli sforzi, i risultati tardavano ad arrivare. Dopo 2 mesi eravamo ancora così. Resistenza italiana, italisch. Por est Musik est abbiamo già perso qualsiasi Du kannst schon schonir si Buda si cantar c'è ai you Cazzo meno. Ma era tutta questione di metodo. Voilà, ora i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Schumilede, siete Jewish? Florian. Florian, ok. Come in doni mi Ramush Aradinei? Ramush e Ronno Sajo, ciò che è sdiale e mirë, kalifto. E pringa vini? Jacobes. Jacobes.
E ne ne niet e nen cca ti ti ben prepara ne diet diet viti you ti ti scava cheers A parte ambientarci, il grosso delle energie va comunque al lavoro.